Iniziamo il secondo tempo della partitissima AC Picchia contro i Galans. Il risultato è 4-1 per l'AC Picchia. Peccato, vorrei mettermi a piangere. Abbiamo perso la prima parte di questo secondo tempo. Peccato, c'è stato molto spettacolo. L'AC Picchia ha giocato davvero un buon calcio fino a questo momento e abbiamo perso anche la super chiamata del cameraman al calcio di rigore dato all'AC Picchia. Segnato da Mele, dunque 4-1, c'è stata la firma di Mele, il Gigantor, su gol, il suo primo gol in questo Sbordone League. Ha segnato anche Aprea per il 3-1 di questo secondo tempo. Malfitano, occhio ad Abate che svirgola, si appresta sul pallone Aprea, poi Zillo, c'è fallo, vediamo un po', chiamato un lascia, battuta subito. 4-1 risultato dunque per l'AC Picchia sui Galans. Prova a partire Ambronzino, si gira, destro, Paramele, poi con le mani verso Malfitano che mette giù. In mezzo a due Malfitano. Prova a uscire, ancora lui, chiude Ambronzino, poi la palla rimane lì. Ianiello supera la metà campo, cerca il passaggio verso Capezzuto. Abate chiude. E il tanque, prova ad andare, palla dentro, Malfitano, colpo di tacco, deviazione, la cava, che poi esce dall'area di rigore, cerca il passaggio verso Ambronzino, attenzione a Di Maio che stava per morire. È una finta scena. Poi il lancio di Mele per Izzi. Attenzione, va giù, Malfitano, fallo. Punizione per la formazione dell'AC Picchia che prova ancora a fare gol. La nuova gestione di Di Maio sta per raggiungere la sua prima vittoria stagionale, a portarsi a 10 punti in classifica. Vabbè, è stata a 10 punti, però è la nuova gestione, capito? Sì, bravo, è come gestione Parma. Aspettiamo solo il fischio del direttore di gara, batte il tanque Aprea. Quota 10 gol stagionali con i due di oggi. Aprea col destro a giro, blocca la cava. Poi alza la testa, cerca con le mani Ambronzino. Izzillo chiude, poi qui a vuoto Posca, Di Maio prova il numero, palla che arriva poi ai piedi di Posca. Quanto manca, signore direttore di gara? Vediamo un po'. E tacche passa, e tacche la conclusione Aprea, ancora lui, e il tacche Aprea, 5-1, tripletta, ormai... Ormai davvero non vuole smettere più di segnare. Un poker. Questa è la seconda tripletta per lui, più un gol in un'altra partita. Raggiunge quota 11. Provano un 1-2 improbabile. C'è rimessa laterale per la formazione dei Galans. Già battuta, prova Bronzino a scendere. Sarà fondo per Mele. Malfitano prova l'aggancio, Posca però esce benissimo. Abate, Posca, fallo. La punizione è battuta da Ianiello, palla che gira, la cava, la tiene lì. Poi alza la testa e serve Porpora, ma ha capito tutto Malfitano. Malfitano in aria, Malfitano, pallonetto. La manona di la cava, anzi manina, direi. Poi ancora il tanque. Palla per Capezzuto, arma il sinistro, lo prova Capezzuto, è impazzito. 6-1 per l'AC Picchia, esultanza rabbiosa di Capezzuto, un sinistro pazzesco. Poi impazziscono ancora quelli dell'AC Picchia, ormai sono famosi per le loro esultanze. Batte addirittura la cava e Mele deve mettere in angolo, stava per cadere il mondo dopo che segnava la cava qui, eh. Chiudevamo lo Sbordone League e anche il campo Avion. Crede ancora nella vittoria. A Bronzino, calcio d'angolo, palla dentro sul secondo palo, troppo lungo per tutti. Izzillo prova a partire, chiude Abate, poi la palla arriva dalle parti di Carola che cerca il contrasto, poi Porpora, Ianiello due volte, poi la palla arriva dalle mie parti, non finto, non passo il pallone, la rimessa laterale, cerca Izzillo che va via, Izzillo chiude Abate, poi la palla per Capezzuto che è velocissimo. Capezzuto ancora! Altro gol fantastico di Capezzuto, un gioiello. 7-1 il risultato. Buona la prima, come prima vittoria per l'AC Picchia, addirittura 7-1. I giocatori potranno andare a casa molto felici
di aver concluso questa regular season con un risultato positivo. Se non sbaglio, forse superano anche lo Shakhtar Patrick, dipende dagli scontri diretti. Dovremo andare a vedere nella classifica, perché anche lo Shakhtar è a quota 10. Attenzione che forse la sorpresa sarà proprio la Cipicchia. Infatti sì, guardate tu. Occhio a Amalfitano che ci chiama l'Eurogol. E il tanque, dentro, palla che arriva a Amalfitano, ma c'è Izzillo che prova. La cava, non perfetto. Porpora, forse un tocco con la mano. Esce Posca, palla che termina in fallo laterale. Cambio. Occhio ancora ad Aprea, che prova col destro. Sfiorato all'incrocio dei pali. Aprea in forma quest'oggi. Il rinvio di La Cava, Amalfitano, ultimo uomo, mette giù, mezza a due, prova ad andare, Amalfitano, sportellate, Di Maio, tocco, forse era per me. Il rinvio di Zillo, palla per Ianniello, mette giù, sterzata, la finta, va via, pazzesco, Ianniello entra in aria, Ianniello destro, La Cava, in due tempi. Partita che si avvia ormai alla conclusione, mancano due minuti di gioco, occhio al pallone per Carola, tutto solo Carola. Prova a entrare in area, c'è un super, Izzillo che riesce a chiudere, poi Baccelliere, che non si vedeva da un po'. Il capitano dei Galans qui sbaglia tutto. Abate, conquista una rimessa. Pallone che si alza, arriva Abate, vediamo un po', rimessa laterale per la formazione del tanque, che batte, occhio a Ianniello, La Cava di testa, poi Aprea vuole affrettare i tempi, sembra che con un gol passerebbero il turno di una semifinale di Champions, pazzesco, invece il risultato è 7-1. Abronzino cerca il suo compagno, ma c'è Mele, il rinvio sui piedi di Ianniello, che sterza, va col destro, deviazione di Baccelliere, sarà rimessa laterale, vediamo se l'arbitro pone fine a questa partita, non ancora. Danilo Di Maio, palleggio, vediamo se la mette, ci sarà calcio d'angolo, anzi no, finisce così, vince la prima partita nella nuova gestione di Danilo Di Maio, la formazione della Cipicchia per 7-1 contro un Galans che ormai non vince, non sa più vincere.